illustrare l'ordine del giorno, posto che stiamo parlando ovviamente del rendiconto, che rispecchia chiaramente indirizzi politici sicuramente legittimi, ma per noi non condivisibili. E in questo senso si inserisce anche la volontà da parte della Giunta di insistere sulla costruzione di grandi opere, grandi opere inutili, di cui si parla da 15, 20, 30, 40 anni, come è per esempio l'autostrada Cispadana, che ci costerà in termini di risorse, ci costerà in termini ambientali e in termini di salute, quando sarebbe più opportuno adoperarsi per la manutenzione della rete viaria esistente e connettere i territori della cosiddetta bassa e collegando i tratti mancanti. Il testo unico ambientale vi impone di fare l'analisi costi-benefici. Io su questo ho voluto fare un'interrogazione, ho ricevuto una risposta che a me preoccupa, perché all'interno di questa analisi costi-benefici non si può subire quelle che io definisco inaccettabili influenze dall'intenzione di tener conto anche di elementi quali il contratto sottoscritto dalla Regione con il concessionario. È chiaro che questa analisi pare già essere influenzata nei fatti da scelte già compiute, quando invece bisognerebbe togliere dal piatto della bilancia le penali da contratto che è evidente falsificano il risultato e inserire invece gli effetti che questa opera avrà sulla salute pubblica e sui costi per il servizio sanitario regionale. E in questo senso lo dico anche alla collega Tarasconi, perché i costi in termini di salute sono strettamente legati alle politiche ambientali. E quindi bisognerebbe soppesare anche quanto quest'opera ci costa in termini di salute. Motivo per il quale in questo ordine del giorno chiediamo, e in tutto questo tra l'altro vorrei anche far presente le curiose teorie dell'assessora Priolo, che ieri ci illustrava che il suo obiettivo non è quello di incentivare la mobilità privata, ma spostare questo tipo di utenza sulla mobilità pubblica, la mobilità sostenibile pubblica. Quello per lei è l'unico, obiettivo, la sostenibilità ambientale dei mezzi pubblici. È quantomeno curioso se dall'altra parte continuiamo invece a incentivare la mobilità privata, inquinante, senza neanche pensare di sostituire il parco auto di questa regione. E allora, al di là di queste contraddizioni, questo ordine del giorno vuole impegnare la Giunta ad abbandonare il progetto autostradale dell'appedaggio della Cispadana, a prescindere dagli esiti dell'attuale costi-benefici, che come dicevo per noi pare essere già totalmente falsata dagli elementi che verranno considerati, che dicevo prima, che rischia appunto di essere influenzata dall'intenzione di tener conto anche del contratto sottoscritto dalla Regione con il concessionario. E chiediamo anche di orientare le risorse regionali stanziate per l'autostrada verso interventi diretti al potenziamento della mobilità sostenibile. Immagino già che questo ordine del giorno non verrà votato, questo è molto chiaro, ma ne parleremo anche dopo, che da parte del Partito Democratico rispetto ai temi ambientali, anzi temi ambientali per il Partito Democratico non sono sicuramente una priorità, e questo lo si vede molto bene nel bilancio di assestamento che andremo a discutere più avanti. Non mi resta, come dire, che a parte qualche forza politica all'interno della maggioranza, come dire, della svolta green vi riempite la bocca, e al lato pratico nulla state facendo. Continuate con queste politiche che peggiorano la qualità della nostra aria. Ieri abbiamo avuto una commissione interessantissima dove sono stati illustrati gli esiti dello studio che è stato fatto in collaborazione con le regioni e con le agenzie per l'ambiente regionali, dove ci sono dei dati che parlano chiaro rispetto all'incidenza che hanno i veicoli
sulle nostre strade rispetto appunto al peggioramento della qualità dell'aria. Gli NOx sono diminuiti durante il periodo di lockdown del 40 e del 50%, significa automobili a diesel. Eppure voi continuate a ignorare questi dati, continuate sulla vostra strada, continuate a dire che lo sviluppo deve essere quello di costruire nuove strade inutili, continuate a dirci che dell'ambiente e della salute dei cittadini non ve ne frega assolutamente niente.